Direttrice, andiamo sulla scelta. Perché si arriva a Napoli? Napoli, non si può non arrivare a Napoli. Se si lavora per Glamour, credo che Napoli sia proprio una scelta obbligata. Napoli è energia, è luce, è creatività, è fantasia. È piena di contraddizioni, ma il glamour è anche contraddizione. Ecco, lei prima ha parlato di quoziente glamour. Qual è il quoziente glamour della città di Napoli? E tra l'altro ha anche detto essere glamour non è essere perfetti, e l'ha anche ripetuto, quindi la città di Napoli nelle sue imperfezioni è molto glamour. Sì, glamour è una parola internazionale, intraducibile, ed è anche difficile trovare un sinonimo per identificare che cosa significa glamour. Devi avere una serie di aggettivi, di fare un percorso. Allora, quello che credo è che glamour sia soprattutto unicità. Una donna glamorous è una donna che è naturalmente elegante, ha uno stile unico di suo, anche fatto di un difetto. Se dobbiamo citare delle cose che tutti sanno, il neo di Cindy Crawford, il dente, in gergo si chiama diastema, credo, i denti separati di una Lauren Hutton o di una Georgia May Jagger. Cioè, glamour non è la perfezione un po' algida, è passione, è calore, è comunicatività, e Napoli ha tutto questo.